Perché abbiamo voluto fare questo tipo di rubrica? Perché ci sembrava importante analizzare nel particolare i vari giocatori, come si muovono durante la partita. Allora partiamo subito, vediamo che Eraldo occupa una posizione nel campo fondamentale, che è quella centrale. Chiaramente il fisico di Eraldo non è più quello dei tempi d'oro e quindi cerca di correre il meno possibile, ma di giocare più con la testa e di far correre gli altri. È il playmaker della squadra. Io direi che il Bologna senza di lui perderebbe una pedina molto importante. Qui adesso andiamo un attimo su Marinaro e vediamo che rientra spesse volte in difesa. Questo fa parte ormai del modulo, del nuovo modo di giocare del calcio, che appartiene da 10 anni a questa parte al mondo del calcio stesso. Qui torniamo di nuovo su Pecci, coordinatore della manovra insieme a Bonini, ma vedete che è sempre centrale ed è fondamentale la sua posizione. Magari non corre molto, però sa coordinare soprattutto gli altri, e in una squadra questo direi che sia una posizione principe. Rientra spesse volte in difesa, insomma un ruolo fondamentale. Qui siamo su Marinaro. Chiaramente Marinaro, lo possiamo osservare, cammina spesso. Questo perché? Perché ha un tipo di gioco molto veloce, fatto di molti scatti, e questo vuol dire che si consumano molte forze, quindi nelle pause di gioco che lui tiene giuste si ferma. Ecco, vedetelo qui in uno scatto incredibile, non sembra, ma in mezzo al campo sono veramente scatti molto veloci questi. Fra un po' vedremo l'azione che poteva portare al gol del Bologna da parte di Lorenzo, e possiamo osservare come Marinaro si sposta portando via l'uomo all'avversario e dà la possibilità a Lorenzo. Eccolo qua, infatti, se Marinaro non fosse stato più indietro sicuramente non avrebbe avuto lo spazio Lorenzo per poter entrare in scivolata. Qui è stupendo il capitano Pecci che dice al compagno appoggia la palla, poi si fa vedere e riceve la palla. Questo è fondamentale, quindi tutti fanno perno su di lui. Vedete come riceve la palla, si allarga e poi la fa giostrare dall'altra parte. Questa è una bella immagine, Pecci fermo che guarda Marinaro andare via sulla fascia. Purtroppo qui è in pressing su due, quindi perde la palla di nuovo ad opera di Massaro. E vedete che rientra in questo caso camminando, proprio perché i suoi sforzi, i suoi scatti sono incredibili, quindi ha bisogno di camminare nei momenti fermi della partita. Ed eccolo qui Eraldo, di nuovo parte dalla sua difesa, controlla il gioco, sgrida gli altri, vedete come parla, e poi appoggia. Fermo in mezzo al campo, ma si fa sempre vedere, dirige le azioni. Ed eccolo di nuovo, perno della squadra, e rilancia dall'altra parte. Giocatore fondamentale questo per il Bologna. Si ferma, ecco qui lo vediamo un po' stremato, giustamente, perché non è solo un fatto fisico ma anche psichico, e quindi a volte si è veramente stanchi quando si deve non solo correre ma urlare anche per gli altri. Ecco, si gira e riprende. Il ruolo di Pecci è il ruolo della classica mezzala, però chiaramente oggi nel calcio moderno tutti devono correre 90 minuti, quindi è costretto a volte a fare degli sforzi notevoli. Questa è una bella azione sulla fascia del Bologna, con atterramento da parte di Bonetti, grande la prova sua oggi. Ecco, torniamo un attimo su Marinaro, visto che l'analisi è su Pecci e Marinaro. Ecco, Marinaro sulla punizione va a vedere un attimo chi la batte, poi si sposta, parla con Lorenzo. Sicuramente gli ha detto, guarda che quando crossano al centro noi ci dobbiamo spostare, tu a destra e io a sinistra. Adesso vediamo come andrà a finire. Ed eccolo, in mezzo all'area. Trotterella, questo è tipico, ecco, e poi scatto breve, tac, appoggio indietro. Ed ecco l'azione su Lorenzo, infatti questa è stata studiata sicuramente, cioè il fatto di trotterellare e poi scattare subito per non dare la possibilità all'avversario. Questa è una bellissima discesa del nostro capitano, e avete visto come quando scende un uomo di classe dalla tre quarti nostra la difesa avversaria come viene messa in difficoltà. Questo è il numero, grande numero, osservatelo bene, è un grande numero di Marinaro, perché far passare la palla sopra la testa dell'avversario e poi concludere, anche se male, in questo frangente, è veramente stupendo. Bene, per oggi è tutto, alla prossima.